Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non ne calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Tanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore. Gesù ci aiuta a dare forma e contenuto al nostro servizio di inviati e di testimoni della sua presenza. Il primo invito: non date le cose sante ai cani. Il discepolo ha il dovere primario di annunciare il Vangelo e il dovere di non esporlo al disonore. Viviamo tra molta gente divenuta estranea ormai alla vita cristiana e non conviene proporre subito i beni preziosi della rivelazione. Dobbiamo aspettare il momento propizio per annunciare la parola di Dio. Il secondo invito è: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Come desideriamo ciò che vorremmo che gli altri facessero a noi. Più attenzione, più amore, più ascolto. Ebbene, il Signore ci dice che quello che sentiamo fatto bene per noi, così dobbiamo fare nei confronti degli altri. Quando noi diamo ciò che avremmo voluto ricevere e trattiamo gli altri come avremmo voluto essere trattati, si compie quasi un miracolo. Nasce un'umanità nuova. Il terzo invito è quello per entrare nel regno di Dio. La porta stretta e a seguire la via angusta. Non è una massima esclusiva, ma una forte ammonizione ad entrare e a trovare la strada per la vita. Gesù in queste parole non ci insegna una dottrina, ma ci propone la sua stessa vita. Sapienza profonda del Signore Gesù, che illumina la nostra vita. Saggezza nostra se accogliamo quanto ci ha detto per il bene nostro e dei nostri fratelli.